Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Pur nella brevità di un'omelia feriale, vedete, sorelle carissimi, e con l'aiuto che ogni volta che si legge questa parabola ci dà Gesù, che ha già fatto tre quarti dell'omelia, quindi è una delle pagine più facili da commentare, e, però rivediamo insieme questa parabola spettacolare, importantissima, ed è basilare secondo quanto Gesù stesso dice. Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre? È basilare perché parla della modalità con cui noi accogliamo o no la parola di Dio, da cui inizia tutto, e non è una cosa che è fatta una volta per sempre, no? Come sapete, non c'è sacramento che la Chiesa celebra oggi, né battesimo, messa, in teoria anche il sacramento della penitenza. Voi sapete che se uno volesse proprio fare la confessione secondo le regole, quando il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, bisognerebbe leggere un versettino della Sacra Scrittura, secondo proprio le regole, capite? Perché sempre quando la Chiesa fa un'azione sacra, prima la parola di Dio, ricordarci che questo è un cammino mai del tutto compiuto. Allora, abbiamo queste quattro tipologie. C'è un discorso sottinteso, che tutti questi quattro almeno ascoltano la parola di Dio, già qualcosa, perché c'è anche chi non si mette proprio in ascolto. Quindi qui Gesù non sta parlando di quelli che proprio se ne disinteressano o sono avversari o nemici, è gente che più o meno un contatto con la parola lo trova. Ora attenzione, ci sono tre punti fondamentali: ascolto, accoglienza e portare frutto. La strada c'ha solo l'ascolto, la pietra, le spine hanno l'ascolto e l'accoglienza, ma delle difficoltà, si blocca a questo secondo livello. Solo la terra ha ascolto, accoglienza e messa a punto. Quali sono i problemi? Quali sono le tipologie che si descrivono? La strada. Parlando della strada, Gesù ci dice indirettamente anche un'altra cosa, che è già qualcosa che ti sei messo in ascolto. Quindi le persone che non ascoltano la parola di Dio significa che non causano lavoro al demonio. Che perché? Perché sono già dalla parte sua. Appena uno si avvicina al Signore, il diavolo comincia ad agitarsi. E quindi il primo tentativo che fa è distruggere subito tutto. Quando accade questo? Quando c'è un ascolto, capite la strada, no? Cosa, che idea dà la strada? Di un qualche cosa che ancora è chiuso. Quindi è una persona che ascolta un po' così, ascolta un po' non con il cuore aperto, non con entusiasmo, non, un po' così, d'accordo? Qui sono, queste sono le cose, può succedere anche a noi, cioè oggi ci sono i cosiddetti cattolici per abitudine, capite? Vi faccio un esempio. Guardate gli avvicendamenti, per esempio, dei sacerdoti che ci sono nelle parrocchie. Quando va via un parroco, uno si deve chiedere, perché il parroco certamente porta la stessa parola di Dio, non importa altra cosa, d'accordo? Sempre la stessa, ma chiaramente da degli apporti personali, singolari, originali, che sono, fanno parte della pluriformità del Vangelo. Allora, tu hai tratto frutto da questo, se quando va via il parroco ti porti dietro qualcosa che ti ha insegnato lui e che non ti ha insegnato lui, e non ti insegnerà lui. Se un parroco va via e tu sei rimasto come prima, sei rimasto strano, non hai potuto, capite, accogliere questo ministro, cioè la mediazione di questo ministro della parola è quello che poteva darti. Perché? Forse perché il cuore è chiuso, perché pensai che tanto sei già tutto e non c'è bisogno fondamentalmente di niente. Questo è un atteggiamento pericolosissimo, tante volte. Ogni mattina che ci alziamo dobbiamo sempre pensare che abbiamo qualcosa da imparare, sempre. Al Signore piacciono i cuori aperti. Benissimo, c'è il cuore aperto. Due possibili problemi: le spine e il terreno sassoso. Attenzione, qui Gesù tutte e due le volte dice: ascoltano la parola, quelli sulle pietre la colgono con gioia, si gasano di entusiasti. Ecco, ma non basta l'entusiasmo di un giorno, perché i tempi di maturazione della parola di Dio sono, e se superi il primo momento in cui il diavolo cerca di rubarti quello che ha seminato, poi arriva l'usura del tempo, può arrivare qualche tribolazione, qualche persecuzione. Vedete quante volte a noi parla di quello che dice,
Io per tanti tempi sono stato lontano dalla fede, mo mi sono avvicinato e pensavo che le cose andassero meglio, e invece quando vengo è successo questo, dico, ti stupisci. Gesù l'ha detto che ti porta tante cose belle, tante gioie, ma cioè arriva pure la croce, non ti devi scandalizzare se arriva qualche tribolazione a causa della parola. Ecco, quindi il non avere la costanza, la perseveranza, perché frutti di vita li trae chi va avanti costantemente. Io dico sempre, meglio poco ma costantemente che le botte da santo, capito? E poi il vuoto subito dopo. Poi ci sono le spine, altra tentazione. Che cosa dice Gesù? Ascoltano la parola, la accolgono, ma sopraggiungono preoccupazioni del mondo. Il mondo li tira, le preoccupazioni umane, normali. L'inganno della ricchezza e tante altre bramosie. E quindi oggi abbiamo, faccio l'esempio che pare per i maschietti che non ci stanno, no? Mercoledì sera c'è l'adorazione, ma gioca la Juve. Per dire, no? È un esempio sciocco questo qui, d'accordo? Però è proprio vero che il nostro cuore è uno, d'accordo? E tutte le cose le possiamo fare. Io sempre dico, vado a vedere un bel film, se vai a vedere un bel film non c'è niente di male, ma chiaramente se quello di ore vai a fare una veglia di preghiera, è una cosa differente, d'accordo? Adesso non è che non si può vedere un film, capite, no? Però se sono tante le sollecitazioni che ci abbiamo storia per i bambini del catechismo, poverini, no? E chi c'ha la danza, il pallone, la musica, la ridita a scuola, cioè ci sta molto per tutto quello che il padre ha detto, e come fai a, come dire, a formare un ragazzino di questo genere, capisci? Ecco, la possibilità che tante cose ci distorcano. Poi anche quelli che ascoltano, accolgono e fruttificano, Gesù dice ci sta una gradazione, 30, 60 e 100, questo dipende da come noi rispondiamo, capite? In parte questo dipende dalla misura che il Signore ha stabilito, ma in parte dipende anche dalla nostra risposta, perché i grandi santi sono diventati grandi santi perché sono stati molto recettivi e molto collaborativi con i semi seminati dalla parola, e sono andati avanti di bene in meglio, di bene in meglio, fino a che punto, fino al punto in cui sono riusciti ad arrivare, o 300 certamente non si può andare, no? Quindi capite, questa è una cosa molto bella perché ci fa comprendere, dice, ma come mai tutti sentono le stesse cose e uno diventa santo e l'altro rimane come sta, capite? Perché non dipende da quel, soltanto da quello che senti, ma dipende da come lo senti e da come recepisci quello che ti viene annunciato. Beh, chiediamo a Maria Santissima per intercessione di San Giuseppe, cui oggi dedichiamo questa santa messa votiva nel giorno di mercoledì, tutti e due uomini, uomo e donna, di grandissimo ascolto, che ci aiutino ad avere questo cuore aperto e accogliente e soprattutto collaborativo con i doni del Signore, perché possiamo portare molti frutti a beneficio anzitutto nostro, per la gioia poi di Dio e per il bene di tanti nostri fratelli. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.